Da 8 partite il Cesena non andava in gol. Hanno sbloccato il digiuno 3 calci piazzati, 2 rigori e una punizione. Una vittoria che tiene accesa una debole speranza, ma che forse serve più a trascinare il Cagliari verso la Serie B. Partita agonisticamente combattuta, tecnicamente modesta. Entrambe le squadre cercano la vittoria e si affrontano in modo aperto, frequenti cambi di fronte all'inizio della partita. Da uno di questi il primo gol del Cesena. Al 7° lancio lungo di Silas per Ciocci. Valentini lo spinge in aria. De Lia fischia il rigore. Realizza lo stesso Ciocci, 11 cesenate. Comincia la reazione del Cagliari, che un minuto dopo potrebbe pareggiare. Sulla cross di Pulga, doppio intervento di testa di Valentini e Cornacchia, para Fontana. Il centrocampo cagliaritano conquista il terreno di gioco, ma la difesa del Cesena non corre grandi pericoli e rischia più per le proprie disattenzioni che per l'efficacia degli attacchi avversari. Al 24° Esposito manca la palla, su Nardini esce Fontana. Anche nel secondo tempo il Cagliari tiene maggiormente il controllo del gioco e si espone ai contropiedi bianconeri. Al 17° colpo di tacco smarcante di Ciocci. Amarildo sciupa un'occasione favorevole. Al 19° secondo rigore per il Cesena. Proiezione in area di Josic, lo mette giù Cornacchia. Ciocci mette a segno la sua seconda rete, la decima del campionato. Con la solita generosità ma con scarsa efficacia, il Cagliari riprende ad attaccare. Al 35° lancio di Matteoli, in spaccata Cappioni. La partita si chiude definitivamente al 39° con la terza rete del Cesena. Calcio di punizione, Del Bianco tocca per Nobile che infila l'angolo alla destra di Jelpo. Al microfono di Pierpaolo Cattozzi, l'allenatore del Cagliari Ranieri e il presidente del Cesena Lugaresi. È stata tutta una partita in salita, c'è stato l'infortunio di Francescoli che ha complicato un pochino le nostre cose, ma insomma una partita blackout da parte del Cagliari era preventivabile. Noi siamo ancora un ammalato molto grave, veniamo fuori dal coma profondo, diciamo, prendiamo questa boccata d'aria che poi dice poco niente, però chissà, nel futuro vediamo magari fra 3-4 domeniche come siamo messi per vedere se c'è una possibilità, ma non adesso sicuramente in questo momento. Luca, capitano di un Cagliari, non so quanto sfortunato o quanto autolesionista. Ma più che altro direi che abbiamo trovato una giornata storta proprio in quella partita che poteva rilanciarsi definitivamente ed agguantare il gruppetto che ci sta avanti. Si è sbloccato il Cesena e ovviamente si è sbloccato Ciocci segnando il 9° e il 10° gol. Noi siamo entrati in campo un po' timorosi, però con la carica giusta per affrontare questa partita. È andata bene, bene così. Mi pare comunque che avete meritato in contropiede, giocando quasi in trasferta. Sì, noi forse la nostra forza è proprio questa, che in contropiede andiamo molto forte. Però bisogna dare atto anche a Cagliari che ha fatto una bella partita. Nonostante tutto il migliore in campo, Fontana, un portiere non discusso, ma comunque in discussione sempre per l'allenatore, in lotta con Ballotta, come nel girone d'andata è stato in lotta con Antonioli. Per un portiere mi pare che non sia il massimo del piacere, no? No, adesso questo è passato, preferirei non parlarne. Adesso la società mi sta dando fiducia, devo moltissimo a questa società e devo ringraziare Ceccarelli e Moscatelli che mi stanno aiutando tantissimo. Farò di tutto per ripagare. Non guardiamo la classifica, però viviamo la giornata con quell'allegria che si sta creando.